Allora, do un saluto cordiale a nome dell'Istituto, a tutte le persone, agli amici che sono qui con noi. Un ringraziamento particolarmente caloroso all'amico Giorgio Agamben che ha accettato questo nostro invito e che è qui con noi con nostro grande piacere. L'idea di questa venuta da noi è nata l'anno scorso, quando era appunto stato invitato alla Scuola Normale Superiore a tenere allora una conversazione sulle sue prospettive filosofiche nell'ambito del corso di storia della filosofia moderna e contemporanea. Allora nacque appunto l'idea di invitarlo anche qui a Firenze presso l'Istituto. Ed è un'iniziativa che è inserita all'interno delle attività del Centro sulla Filosofia Italiana, che è diretto da Jonathan Salina e che è uno dei quattro centri in cui è strutturata la vita dell'Istituto: il Centro di Filosofia Italiana, il Centro sull'Umanesimo Contemporaneo, quello sulla Filologia Umanistica e la Scuola di Perfezionamento Postdottorale intitolata ad Eugenio Garin. E l'abbiamo appunto inserito perché è all'interno di un programma complessivo in cui assume un particolare rilievo e significato. Ringrazio quindi veramente di cuore l'amico Agamben di essere qui con noi, ringrazio voi di aver accettato il nostro invito, do la parola a Jonathan Salina in modo che avvii la nostra riunione e la discussione. Prego Jonathan. Grazie a tutti i presenti. Questa, come molti di voi già sanno, è la seconda iniziativa del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, che è stato appunto inaugurato a marzo. In qualche misura si pone in continuità con quell'iniziativa su alcune tematiche. Il tema del linguaggio è già stato al centro dell'iniziativa che abbiamo tenuto con il professor Gennaro Sasso e ovviamente in modo diverso verrà declinato oggi nella conferenza di Giorgio Agamben che abbiamo il piacere di ospitare. Come diceva appunto il professore, abbiamo intavolato i nostri rapporti con Agamben proprio a partire da una sua felice presenza in un seminario che abbiamo tenuto alla Normale di Pisa, e vorrei precisare che nonostante il fatto che le iniziative di quest'anno del centro siano in modo specifico destinate alla filosofia contemporanea, lo scopo del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana non vuole essere semplicemente una disamina della contemporaneità, ma vuole essere uno studio, una ricerca e un'informazione sulla filosofia italiana nelle sue varie declinazioni, quindi sicuramente le sue declinazioni più in linea con la storia dell'Istituto, quindi umanesimo e rinascimento, ma anche appunto una panoramica sulla filosofia contemporanea della quale Giorgio Agamben è in modo unanime riconosciuto come uno dei protagonisti più significativi. E naturalmente confinare il professor Agamben nella definizione di filosofia italiana sarebbe limitativo, anche perché la sua formazione contraddisce questa designazione in certa misura limitata, visto che la formazione del professore è una formazione in gran parte internazionale, francese e via dicendo. E tuttavia si pone perfettamente in linea con le linee di tendenza con le quali abbiamo voluto dare il via alle attività dell'Istituto, che ripeto non si concentrerà solo sulla filosofia contemporanea, ma pensa di dare alla filosofia contemporanea un ampio spazio. E come in tutte le iniziative del centro e in generale da tradizione dell'Istituto, seguirà a questa conferenza una libera discussione in cui tutti i presenti potranno intervenire. In questo caso, a differenza che in altre iniziative, non abbiamo previsto un collegamento Zoom, proprio perché si prevedeva una buona affluenza di persona. Garantiremo comunque una diretta Facebook. Preciso a tutti che per chi vorrà recuperare il video della conferenza sarà disponibile anche sul nostro canale YouTube. E tuttavia, come detto, diamo un'ampia importanza alla discussione che seguirà la conferenza. Lo stesso professore ha precisato come non volesse impostare una conferenza di carattere, per così dire, professorale, ma volesse anzi instaurare una conferenza che abbia un carattere anche in qualche misura seminariale. Ovviamente non è possibile fare, vista anche l'affluenza, un seminario effettivo, ma daremo comunque ampia importanza al dialogo. Detto questo, cedo la parola al professore, che ringrazio nuovamente per la sua disponibilità. Grazie. Mi è stato chiesto di parlarvi di un problema
che forse il tema su cui io rifletto ormai da decenni, cioè il problema della lingua. Tra l'altro forse fare filosofia significa riflettere sulla lingua. Ecco, non è un compito semplice, non soltanto per ovvie ragioni, perché appunto la definizione di una lingua è qualcosa di molto difficile, ma soprattutto, quello che volevo sottolinearvi, perché la lingua, se ci riflettete, non è mai una, e anzi per eccellenza non una. Non solo perché si presuppone una pluralità di lingue, non solo per questo, ma perché la lingua è sempre traversata al suo interno da scissioni di ogni tipo. Dialetto, lingua, lingua materna, lingua appresa, lingua grammaticale, langue, parole, secondo Saussure, o nei termini di Benveniste, semiotico e semantico, cioè il fatto della parola e poi invece la lingua come istituzione. E questa di solito non si riflette abbastanza su queste scissioni, per cui la lingua, appunto, come dico nel sottotitolo, la lingua è sempre già divisa. Una millenaria riflessione logico-grammaticale ci ha tal punto abituati a attribuire alla lingua una realtà e un'identità che senza accorgersene smettiamo la stessa evidenza. Vi dico una cosa semplicissima che chiunque è andato al liceo sa. Il greco. Non esiste il greco, no? Come tutti sanno, esiste una serie di dialetti greci. Arcadico ciprota, eolico, dorico, ionico, la lingua si dà così, già sempre divisa in dialetti, però invece poi una riflessione grammaticale crea l'illusione che esista qualcosa come il greco, che invece dovrebbe essere uno di quei concetti che, come si fa in linguistica quando si suppone una parola che non esiste, bisognerebbe mettergli l'asterisco davanti, greco con l'asterisco davanti, italiano con l'asterisco davanti, perché appunto in realtà non esistono. Ecco, oggi vorrei allora parlarvi, riflettere un po' con voi di una scissione appunto che attraversa proprio in modo essenziale il campo del linguaggio e che è simile a quella che ho evocato, cioè la scissione fra nomi e discorso. Anche questo lo diamo per scontato, ma siamo sicuri che sia così ovvio che una lingua si distingua i nomi e il discorso in atto? Ecco, per un po' arrivare a porre questo problema, vorrei partire da un fatto che concerne la patologia del linguaggio. Come sapete, è molto utile spesso esaminare la forma patologica di un fenomeno, è molto ricca di suggestioni sulla realtà del fenomeno, sulla normalità del fenomeno. O intanto mi sentite bene? Va bene? Sì, ecco. Forse sono io che non mi devo muovere. Allora, dunque, nel 1933 Kurt Goldstein, che era un neuropsichiatra di origine ebrea emigrato in quello stesso anno negli Stati Uniti, prima in Germania e poi negli Stati Uniti, pubblica un suo studio sull'afasia, che doveva esercitare una grande influenza non solo fra i medici, no, ma anche al di fuori, tra linguisti, psicologi. Una delle forme di afasia esaminata da Goldstein nel libro è la cosiddetta afasia amnestica, cioè il semplice caso in cui il paziente sembra aver dimenticato i nomi che vorrebbe dire, gli sfuggono i nomi, dimentica i nomi, una cosa che tutti in qualche modo conosciamo, no? Ecco, l'analisi di Goldstein mostra tuttavia che le cose non sono semplici, non è un fenomeno semplice. Noi diciamo il paziente ha dimenticato i nomi. No, il paziente di afasia amnestica non ha dimenticato i nomi, ma non può servirsi dei nomi per nominare in astratto un oggetto. Vi faccio un esempio. Cioè, se gli si fa vedere un ombrello e gli si chiede che cos'è questo, lui non è assolutamente in grado di dire è un ombrello. Però immediatamente dopo può dire ma io a casa ho tre ombrelli oppure ho dimenticato l'ombrello, cioè può usare la parola solo nel contesto di un discorso, non può usarla nella forma di che cos'è, come si chiama, non può usarla nella forma della nominazione, non può nominare la cosa.
È un fenomeno molto interessante questo, no? Per esempio, se gli si fa vedere una tazza, una penna, gli si chiede che cos'è, lui dice è per bere, ma non può dire è un bicchiere. Ecco, la diagnosi, la conclusione che Goldenstein trae è che l'incapacità, cito, l'incapacità del paziente di nominare oggetti è una conseguenza della sua impossibilità di assumere l'attitudine astratta che è il requisito necessario per nominare gli oggetti. E poi continua, dice, possiamo distinguere due modi di usare la parola in connessione con gli oggetti. La vera nominazione, quando appunto gli diamo il nome, che è l'espressione dell'attitudine categoriale rispetto al mondo, e quella che lui chiama la pseudo-nominazione, che è solo un uso delle parole in atto. Ecco, da queste parole di Goldenstein si vede quanto la tradizione della riflessione logico-grammaticale occidentale abbia a tal punto determinato il nostro modo di concepire il linguaggio che appunto Goldenstein rovescia semplicemente la realtà. È ovviamente esattamente il contrario, cioè questa facoltà di nominazione astratta è un fenomeno tardivo che nasce appunto con la riflessione secolare sul linguaggio, no? Addirittura i greci attribuivano a Platone e Aristotele l'aver distinto i nomi. E invece l'uso concreto, che è quello che il paziente conserva, è quello il vero uso del linguaggio, non un uso secondario, no? È interessante il termine categoriale che, ricordate, usa Goldenstein. Perché è importante? Forse alcuni di voi ricorderanno che le categorie è il titolo del trattato aristotelico con cui la tradizione occidentale fa cominciare la riflessione sulla logica, sul linguaggio, l'organon cosiddetto, no? Che sia chiaro, Aristotele non aveva mai in mente di scrivere una logica, però poi nelle edizioni tardive si sono distinti i suoi libri. Ecco, in questo trattato le categorie, Aristotele compie un gesto che a noi ci pare ormai ovvio e scontato, ma che invece è un gesto nuovissimo e decisivo per la creazione di quella che più tardi sarà chiamata la logica e anche l'idea che esista qualcosa come una lingua. Che cosa fa in questo trattato Aristotele? Aristotele distingue l'uso dei nomi, cioè i nomi, scusate, al di fuori del loro uso concreto nel discorso, e poi i nomi nel loro uso del discorso. Il trattato infatti comincia così, dice Aristotele, delle cose che si dicono, alcune sono dette secondo connessione, metà simplo che, cioè in un discorso concreto, altre senza connessione, e fa questo esempio di questo secondo senza connessione, per esempio uomo corre, uomo vince, uomo corre, bue vince, cioè delle parole usate al di fuori del discorso. Ecco, noi siamo così abituati a questa possibilità, no, dalla riflessione grammaticale, dai vocabolari, noi continuamente riflettiamo su parole isolate, però al tempo di Aristotele questa era una novità sensazionale, cioè capire che si può parlare non del discorso in atto, ma si può considerare il linguaggio aneo simploché, al di fuori della connessione delle parole in un discorso. È importante perché naturalmente quando è che noi diciamo queste parole senza connessione, per esempio uomo, bue, corre, vince, è chiaro che non le diciamo mai, però invece le diciamo continuamente in quella forma di metalinguaggio, che è il metalinguaggio grammaticale, il metalinguaggio logico, quando riflettiamo sulle parole, no? Allora le separiamo. E quindi, appunto, in fondo queste parole senza connessione non appartengono al linguaggio in senso stretto, appartengono a un metalinguaggio, a un linguaggio con cui parliamo del linguaggio. E vi ricordate Wittgenstein dice una volta nelle ricerche che i problemi filosofici cominciano quando il linguaggio fa vacanza. Voleva dire qualcosa di genere, quando cioè noi usiamo il linguaggio non più nella concretezza di un discorso, ma tirando fuori le parole. Ecco, per farvi capire quanto questo discorso che a noi ci sembra ovvio fosse nuovo e decisivo al tempo di Aristotele, è che dovete fare lo sforzo di immaginare una realtà in cui i vocabolari e i dizionari non esistono.
Noi siamo così abituati all'esistenza di vocabolari e dizionari che crediamo che questi siano esistiti da sempre, ma neanche lontanamente, come sapete, no? I primi vocabolari cominciano nel 1400 così, col latino e poi dopo. No? E quindi Aristotele, Platone, Sofocle, ma anche Dante, parlavano e scrivevano senza disporre, non perché servisse praticamente il vocabolario, ma senza nemmeno l'idea che ci fosse un lessico, un vocabolario. Immaginate quindi pensare una lingua senza l'idea che esista qualcosa come un lessico, un vocabolario che li raccoglie tutti. No? E qui si vede proprio, bisogna essere attenti appunto a non fare anacronismi. Per noi è così ovvio considerare il linguaggio dal punto di vista del fatto che esiste un lessico, esistono i vocabolari, dizionari di tutti i tipi, di ogni qualità, cioè, e non è facile immaginare qualcuno che parla una lingua senza che non esista neanche un vago sospetto di qualcosa come un dizionario e neanche di una grammatica, tra l'altro. Appunto, che idea si fa del linguaggio una mente che non ha mai visto un vocabolario o una grammatica? Ecco, appunto, le categorie, vi dicevo, no, sono quindi un po' il primo esempio di quella che potremmo chiamare una semantica nominale, cioè considerare il significato delle parole in sé e non, come ovviamente sarebbe più giusto, solo nel discorso in atto. E questa distinzione tra onomata e logos, nomi e discorso, appunto attraversa tutto il pensiero classico e Platone ci si sofferma più volte, così nel Sofista dice: oppone i nomi che in sé non indicano alcuna azione, né assenza di azione, né alcuna sostanza o esistenza di un essere o di non essere, al logos, al discorso, che invece non si limita a nominare, ma fa qualcosa, per Aenei, fa qualcosa. E lo stesso farà appunto Aristotele, come vi ho detto, distinguendo le categorie dal logos, dal discorso. E poi appunto quando troviamo nell'antichità una riflessione sul linguaggio, la prima cosa è questa distinzione tra nomi e discorso. Così per esempio Varrone, l'erudito romano che ci ha lasciato alcune delle più belle riflessioni sulla lingua latina, distingue nettamente due piani o due stadi del linguaggio. Quello della nominazione, che chiama impositio, nominum impositio, l'imposizione del nome, il dar nome, e l'altro che chiama invece declinatio, cioè la flessione del discorso, entrare nei nomi del discorso. E al primo, aggiunge Varrone, è necessaria la storia perché i vocaboli ci pervengono solo attraverso l'insegnamento. Ed è qualcosa di simile che in fondo Wittgenstein presuppone quando scrive nel Tractatus che il significato dei nomi come segni primitivi ci deve essere spiegato, mentre invece con le frasi, con le proposizioni, noi ci intendiamo senza bisogno di spiegazioni. Beh, appunto, volevo dirvi soltanto appunto che questa distinzione è una distinzione di cui si è sempre stati coscienti, no? Ogni volta che si è riflettuto sul linguaggio. E anzi, in quel geniale trattato sulla lingua, di filosofia del linguaggio, che è il De Vulgari Eloquenza, che è veramente un'opera incredibile, no? Perché Dante, senza nulla alle spalle, riflette sul linguaggio e anticipa proprio i concetti della linguistica più moderna, no? Ecco, Dante nel De Vulgari Eloquenza, ricordate, anticipa la distinzione che Saussure fa fra langue e parole, distinguendo una lingua primaria che chiama volgare, che apprendiamo ed usiamo sine omni regula, dice, e una lingua secondaria e artificiale che chiama grammatica, che invece, dice, apprendiamo solo con un lungo studio. E in un passo del Convivio Dante riflette sul carattere particolare proprio dei nomi, che gli appaiono come resistenti a ogni immediata penetrazione e li definisce perciò con un'immagine astronomica come l'ombra della grammatica. I nomi sono la parte tenebrosa, la parte in ombra della grammatica. E qui dice, Dante dice, per la sua infinitate,
I raggi della ragione non terminano nella lingua, in parte specialmente degli vocaboli. Cioè la lingua è costituitamente costituita da una parte d'ombra, da una parte di tenebra, da una parte impenetrabile che possiamo solo ricevere e che però non è, come dire, concepibile in altra maniera, e che sono appunto i nomi. E appunto, allora, se i nomi hanno questa struttura, questa dimensione, funzione particolare, no? Questo dimora particolare nella lingua, perché appunto non è in fondo chiaro se i nomi davvero sono nella lingua, no? Perché sono appunto due piani. La cosa chiara di questa distinzione è che questi due piani, quello della nominazione, il dar nome, chiamare, e quello poi di parlare, come sto facendo ora, sono due cose completamente eterogenee. Infatti io qui non sto chiamando i nomi, sto parlando semplicemente. E appunto non sorprende allora che la sfera del nome sia da sempre in relazione particolare con la teologia, cioè che il nome per eccellenza sia sempre stato considerato il nome di Dio. Secondo una teoria cabalistica, cui Scholem ha dedicato un breve ma illuminante saggio, tutto il linguaggio, anzi tutta la Torah per gli ebrei, risulta da combinazioni di lettere che formano il nome di Dio. Cioè tutto il linguaggio forma il nome di Dio. La Torah non è altro che il nome, è una combinazione del nome di Dio. Alla base di questa teoria sta l'idea, già familiare al giudaismo rabbinico, che il vero nome di Dio, che chiamano Shem HaMeforash, è un nome impronunciabile, cioè che sta presente in tutta la lingua, in tutta la Torah, in qualunque enunciato, in qualunque scrittura, però in se stesso non può essere pronunciato, non può essere detto. Le quattro consonanti che lo compongono, Yod, E, Vav, E, per questo è detto tetragramma, quattro lettere, man mano divennero sempre più considerate come impronunciabili, qualcosa che non doveva essere detto. E però questo nome che non può essere pronunciato è invece, come abbiamo visto, la verità del linguaggio, no? Il nome di Dio non ha un vero senso, non può essere pronunciato, però proprio questo fatto lo mette al centro della rivelazione, e tutta la rivelazione non è altro che una rivelazione del nome di Dio, no? Cioè qualunque discorso non fa che combinare questo nome impronunciabile. Ecco, questo legame forte tra onomatologia e teologia, cioè una teoria del nome e teologia, non è proprio solo della Cabala. C'è un caso molto importante, che è quello di un grande filologo classico che si chiamava Hermann Usener. Nel 1896 questo filologo, Hermann Usener, professore di filologia classica all'Università di Bonn, pubblica uno studio che vi consiglierei molto di leggere, perché è anche tradotto in italiano, che si chiama I nomi degli dèi. I nomi degli dèi. Degli dèi. La tesi geniale di Usener, che adesso riassumo un po' brevemente, è che ogni evento di un nome nella lingua, ogni momento in cui nasce un nome nella lingua, è sempre anche la nominazione di un Dio. Cioè nominazione di qualcosa e nominazione di un Dio coincidono. Cioè l'evento originario del linguaggio è sempre teologico, teonomico, come dire. E lui si fonda per questo su questi indigitamenta, queste deità della religione romana, che in cui ogni attività, per esempio dell'agricoltura, riceveva un suo Dio particolare. Per esempio al gesto del seminatore corrisponde il Dio Incitor, seminante. Alla prima aratura del maggese, Vervactum, il Dio Vervactor.
e alla concimazione con lo sterzo, con lo sterco, il dio Sterculinus, appunto, no? Ecco, questi che si chiamavano degli dei momentanei, come anche lui li chiama, Augenblick Gott, non sono ancora fissati, non sono figure divine fissate, però è chiaro, no? Fanno vedere come l'evento di qualcosa, quando il primo nominare qualcosa è anche nominare un dio. Quindi onomatologia e teologia sono inseparabili. Ecco, questa è una cosa appunto curiosa che la ritroviamo anche nei grandi, nella considerazione poi che i linguisti fanno del nome. Per esempio, nel suo celebre corso, Saussure, si sofferma sul problema del nome e tende a considerare il nome, tanto nella forma del nome proprio, ma anche nella forma del nome comune, come qualcosa che nella scienza del linguaggio non si può definire. E quindi lui tende a dire, questo momento della nominazione, che vi ricordate i romani dicevano la nominazione, l'imposizione del nome e poi il discorso, in un certo senso lui dice il nome sta fuori dalla scienza del linguaggio, non possiamo definirlo, diciamo, in termini semiologici. Però appunto la cosa curiosa è questo problema del nome, che lui, per così dire, ha escluso dalla linguistica, torna continuamente invece a ossessionarlo, no? Forse qualcuno di voi ricorderà che tra il 1906 e il 1909 lui fa qualcosa per cui poi fu considerato matto, cioè aveva questa idea che nei versi della poesia romana arcaica, soprattutto i versi Saturni, ma in fondo tutta la poesia romana arcaica, fossero formati mettendoci come ipogrammi, come se fossero sempre degli anagrammi di un nome di Dio, cioè che quindi se noi leggiamo un verso latino ci sarà in forma anagrammatica il nome di un Dio. E si era talmente convinto di questa cosa che scrisse a Giovanni Pascoli, forse voi ricorderete che Giovanni Pascoli era il più grande poeta in latino del suo tempo, che vinceva tutti le medaglie d'oro dei concorsi. E allora Saussure scrive a Pascoli, ma senta, lei quando compone poesia latina non è che ci mette nascosti dei nomi degli dei? Non sappiamo nulla perché Pascoli non risponde, cioè o Pascoli ha pensato questo è un pazzo, oppure, cosa forse più probabile, non ha voluto rivelare il suo segreto professionale, che era quello appunto, come secondo Saussure, di nasconderci dentro dei nomi. Ecco, adesso insomma non voglio soffermarmi troppo su questa digressione teologica, era solo per farvi capire appunto il particolare statuto del nome. Ecco, il nome noi ci sembra una cosa ovvia, invece basta riflettere un momento, no, per capire che non è affatto qualcosa di ovvio, cioè che il linguaggio sia scisso in nomi e discorso è una stravaganza senza pari e forse anche falso. Cioè dove stanno i nomi? A parte che, come voi sapete, il linguaggio, la lingua è un ente di ragione illocalizzabile, no? Penso che nessuno di voi potrebbe dirmi dove sta la lingua. Dove sta la lingua? Dove sta la lingua? Nei vocabolari, nella testa, no? Nessuno ha mai saputo dove sta una lingua. Ecco, no, era appunto per farvi, volevo appunto sottolinearvi anche questo, e non è un caso quindi che la teologia lo riprenda come problema del nome di Dio, appunto dell'improferibile che è alla base di tutto il discorso. No? Ecco, però allora torniamo un po' adesso a questo problema della afasia amnestica, del dimenticare i nomi da cui avevo cominciato, no? Ecco, proviamo un po' a chiederci che cosa avviene quando dimentichiamo un nome. È un grande linguista, Jacobson, ha scritto nel 1959 un articolo che si chiama Glosse linguistiche al Wortbegriff di Goldstein. Cioè scrive, ricordate Goldstein di cui vi ho parlato prima, che ha fatto questo saggio sulla afasia amnestica, e Jacobson torna su questo problema e cerca di ridefinire che cosa avviene, secondo lui, quando dimentichiamo un nome. Ecco, dopo aver ricordato che secondo Saussure il nome è un'entità a due facce, doppie, cioè c'è un signans e un signatum, un significante e un significato, intimamente uniti e inseparabili, allora Jacobson si mette a esaminare che cosa succede quando dimentichiamo un nome e fa due possibilità. Uno
è quella di un signans senza signatum, cioè un significato senza, un significante senza il significato. E per fare un esempio cita un personaggio del romanzo, di un romanzo di Hamsun, che dichiara di aver inventato una parola. Vi leggo questo passo di Hamsun. Non è nella lingua, l'ho inventata io, Kuboa. Kuboa. Ha delle lettere, come ne ha ogni parola, con i balzi più particolari delle mie associazioni di idee cerco di spiegare il significato della nuova parola. Non c'era ragione che significasse Dio o il Tivoli. E chi ti ha detto che dovrebbe significare una fiera di bestiame? No, non era assolutamente necessario che significasse lucchetto o alba. Ero arrivato a formarmi un'opinione su quello che non doveva significare. Cioè, quindi, appunto, questo caso, allora, una parola come Kuboa, noi possiamo inventare 10.000, ognuno di voi può inventarne di continuo, che assomigliano, a, per esempio, a una parola italiana, sono costruite come una parola italiana. Ci sono stati casi straordinari come Landolfi, che hanno scritto addirittura dei racconti interi con delle parole di questo tipo. Ecco, appunto, però sono delle parole in cui, secondo lui, c'è il significante, ma non c'è il significato. Mentre l'altro esempio che ci interessa ancora di più è quello, appunto, del Wortbegriff, che è quello che Goldstein chiama il Wortbegriff, in cui c'è invece un significato senza il significante. È quello che succede quando noi diciamo ho dimenticato una parola, c'ho una parola sulla punta della lingua, no? Sembra che abbiamo il significato, ma ci manca il significante. E Jacobson risolve questo problema attraverso questo concetto, che però è un espediente sicuramente, diciamo, no? Del cosiddetto significato o significante zero. Dice, il caso come Kuboa è un significante con significato zero. Il caso invece di quando dimentichiamo una parola è un significato con significante zero, lui dice, no? Chiama significante zero questa. È chiaro che quello che lui vuole fare, vuole salvare la nozione di segno, la nozione semiologica di segno come un'unione inseparabile di significante e significato. E la vuole salvare a tutti i costi, perché invece questi esempi sono esempi in cui questa nozione non vale assolutamente più. Però lui, chiamandola significato zero. Ecco, è molto interessante, appunto, su che cosa succede in questi casi. Cioè, che tipo di struttura della coscienza è in questione in questi casi, no? Abbiamo dimenticato il nome, ma sappiamo che un nome esiste. Sappiamo di averlo dimenticato, e per questo ci sembra di averlo sulla punta della lingua, no? Ecco, questo non significa affatto, come dice Jacobson, che noi abbiamo conservato un grado zero di significato, ma piuttosto mi sembra semplicemente che noi non abbiamo dimenticato di aver dimenticato, no? Quello che succede è che in questi casi, curiosamente, noi dimentichiamo, ma non dimentichiamo di aver dimenticato. Quindi ci ricordiamo che abbiamo dimenticato un nome. È un fenomeno curioso da rifletterci sopra, vi invito un po' a rifletterci sopra. Jean-Claude Milner, un linguista francese, ha scritto un saggio proprio sull'oblio, in cui proprio osserva che quando noi dimentichiamo un nome, attraverso questo oblio è l'oggetto reale che fa segno al soggetto. Cioè, quando noi ne dimentichiamo il nome, è l'oggetto reale innominato che appare per la prima volta. Cioè, che soltanto attraverso questa patologia del linguaggio, in cui noi dimentichiamo i nomi, possiamo, per così dire, avere accesso alle cose senza nome. Perché quello che, appunto, secondo lui appare in questo, nell'oblio del nome, è la cosa senza nome. Ecco, a dire il vero, non sono convinto che le cose siano così, no? Che quando ci manca noi nomi appare la cosa senza nome. Non mi pare che sia così, no? Piuttosto, quando dimentichiamo un nome, non è la cosa innominata che ci appare, ma, per così dire, il nome stesso, in quanto non nomina più la cosa, no? Infatti noi, quando dimentichiamo un nome, diciamo di avere il nome e non la cosa sulla punta della lingua. Non è vero che abbiamo il significato, abbiamo il nome.
credo quindi che è possibile che nell'oblio del nome sia in questione una particolare e molto interessante esperienza del linguaggio, cioè che noi, quando dimentichiamo il nome, facciamo esperienza del nome proprio là dove esso viene a mancare. Mentre di solito noi, quando parliamo, dimentichiamo di star parlando, no? E non fissiamo la nostra attenzione sui nomi che stiamo usando, cosa sono. Invece, quando il nome ci manca, per così dire, per la prima volta, facciamo attenzione a questa mancanza, ai nomi che mancano, ai nomi che non nominano più. Valéry, una volta, con un'immagine molto bella che mi pare molto giusta, ha paragonato una volta le parole a delle tavole sospese sul vuoto, sulle quali si deve passare di corsa assolutamente, altrimenti si spezzano. Cioè lui dice, se noi ci fermassimo sulle parole invece che traversarle di corsa, la tavola si spezzerebbe, e lui dice, il precipizio su cui allora sprofondiamo è la filosofia, è il pensiero. Mi pare una definizione ottima, mi pare che proprio sia proprio così. Se noi invece di traversare di corsa le parole ci fermiamo fino al punto che la tavola si spezza, la parola si spezza, e lì comincia il pensiero, cioè il pensiero comincia quando si spezza questa tavola. Pare una definizione molto bella. E qualcosa di simile è anche in questione in quello che forse è il più ricco di pensiero dei teoremi, dei vari teoremi che Lacan ha formulato nella sua psicanalisi. Questo teorema recita: qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Il fatto che si dica, il fatto che si stia parlando, resta dimenticato in ciò che si dice, in ciò che si intende. Cioè, mentre parliamo, noi dimentichiamo il fatto che stiamo parlando, e perché siamo, tutta la nostra attenzione va su ciò che si dice e su ciò che intendiamo dire. È molto singolare, cioè appunto parlando noi dimentichiamo di star parlando, con dis res oublié. Questo teorema va pensato accanto, mi pare, a un altro teorema popolare di Lacan, che dice che l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Avrete sentito tante volte questa tesi lacaniana. Ecco, io credo che questa cosa vada letta in senso inverso. Non è l'inconscio che è strutturato come il linguaggio, è il linguaggio che è strutturato come l'inconscio. Cioè il linguaggio contiene sempre una non coscienza. Noi, mentre parliamo, c'è sempre un elemento di non coscienza, questo con dis res oublié, cioè non, appunto non ci soffermiamo mai sulla tavola. Lì questa cosa del linguaggio, del rapporto linguaggio inconscio è molto interessante. Il grande scrittore austriaco Schnitzler, che era molto amico di Freud e che hanno avuto dei grandi scambi con Freud, una delle critiche che lui faceva sempre a Freud era: non è l'inconscio che è importante, importante è il semiconscio, qualcosa che sta tra la coscienza e l'inconscio. E credo che sia molto giusto, cioè la coscienza è importante, benché se ne potrebbe pure fare a meno. L'inconscio è importante e dà tanti problemi. Le cose importanti, secondo me, che noi della nostra vita hanno sempre questa forma mediana, semiconscia. Non sono completamente inconsce e non sono completamente coscienti, no? Però sono le cose più interessanti, secondo me. E il linguaggio, secondo me, ha questa struttura. Noi del linguaggio siamo insieme consapevoli e inconsapevoli. Ecco, allora, se questo è vero, quello che avviene quando noi dimentichiamo un nome è che bruscamente ci ricordiamo di aver dimenticato quel condis che era dimenticato. Nell'assenza di un nome, invece, di colpo appare alla consapevolezza. No? Ci ricordiamo che stiamo parlando quando dimentichiamo un nome. Cioè l'oblio del nome è il solo momento in cui il linguaggio, il fatto che stiamo parlando, il nome, vengono alla memoria, per così dire, nell'impronta in cavo del loro oblio, cioè nella forma di questo oblio è
il nome, il fatto che stiamo parlando, che appaiono per la prima volta. Cioè ancora, il nesso fra i nomi e l'oblio e la dimenticanza non è episodico, secondo me, appunto per queste ragioni che ho cercato di farvi vedere, ha carattere costitutivo. Cioè questo fatto mitico della nominazione, il fatto che sono stati dati dei nomi, questa nominazione mitologica originaria, è per noi semplicemente immemoriale. È in fondo una sorta di leggenda che non possiamo non dimenticare mentre parliamo. Cioè facciamo finta di credere mentre parliamo che siano stati dati dei nomi, no? Che all'origine siano stati dei nomi. È ovvio che è assurdo, perché per dare dei nomi bisogna essere già parlanti, ovviamente, no? Quindi questa idea che ci sembra ovvia, che per parlare bisogna che siano stati prima dati dei nomi, è un assurdo logico, perché per dare dei nomi poi bisognerebbe essere già parlanti. Ecco, appunto, mi sembra appunto che questo oblio dei nomi un po' ha a che fare con l'impossibilità di conoscere come qualcosa come una lingua abbia potuto prodursi, no? in quella specie di arcievento immemorabile che è l'antropogenesi, no? Il momento in cui il primate Homo diventa parlante. No? Ecco, se dimentichiamo così facilmente i nomi, ciò è forse anche perché loro sono il luogo di questo oblio originario, no? Di questa amnesia che ci affligge ogni volta che ci chiediamo come fanno i nomi a riferirsi alle cose. Cioè come se il nome fosse l'immemoriale di cui è tessuta la lingua. La lingua è tessuta di un oblio costitutivo, in luogo del quale sta questo essere molto strano e indefinibile che è il nome. Ecco, allora, se adesso per cosiddetto cercare di trarre delle possibili indicazioni per continuare il discorso, no? Una prima considerazione è quella di mettere radicalmente in questione la concezione del nome come appunto una, come si fa di solito in linguistica, come una unidualità, un insieme inseparabile di un significato e di un significante. E noi, questa cosa appunto noi in fondo la diamo per scontata da tempo, no? Però appunto se ci chiediamo ma dove e come esiste qualcosa come un significato? Io negli ultimi mesi ho lavorato proprio a una ricerca che si proponeva proprio di revocare in questione lo statuto privilegiato che il significato ha nella nostra cultura. Cioè, dov'è il significato? È una proprietà della parola o qualcosa che sta nella nostra mente? A partire dal Peri Hermeneias di Aristotele, questo trattato appunto logico di Aristotele che viene subito dopo le categorie, il significato viene separato dal significante e posto come un'affezione nell'anima, lui dice. Viene posto, come dire, nella mente. Il significato sta nella mente. È un'immagine della cosa che sta nella mente. Ecco, io questo, come dire, luogo comune ma fondamentale della cultura occidentale, ecco, vorrei revocarlo radicalmente in questione. Non è vero che nella mente ci siano qualcosa come dei significati, ma dove starebbero? Dove sono questa cosa? Come si possono attestare? No? È chiaramente una proprietà del linguaggio che è stata trasferita nella mente, è una proprietà della parola che è stata trasferita nella mente. Questo del resto non è una mia solo scoperta, no? Tutto il secondo Wittgenstein è appunto articolato attraverso una critica del concetto di significato. Una frase che mi ha un po' ispirato è quella: il concetto generale di un significato della parola circonda il linguaggio di una caligine che rende impossibile una visione chiara. Secondo me c'è proprio ragione, noi non possiamo capire il linguaggio perché abbiamo questo schema del significante e del significato che ci impedisce di capire che cosa facciamo quando parliamo. E ricorderete che appunto Wittgenstein nelle ricerche sostituisce l'idea di un significato con l'idea di uso. Le parole non hanno un significato, hanno un uso. E mi pare anche questo assolutamente, in certo senso, evidente, no?
questa parola, per esempio questo fatto della pluralità di significati di ogni parola. Se voi aprite un dizionario buono, insomma, per esempio il Tomaseo Bellini, a una parola ci sono una ventina di significati che spesso non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Io credo che questa cosa che il dizionario coglie va moltiplicata, estesa senza limiti, cioè ognuno che parla usa la parola in un certo suo modo. Chiunque parli, quindi ci sono altrettanti significati delle parole quanto altrettanti volte vengono pronunciate in un vero discorso che non sia una mera ripetizione. E credo che sarebbe molto più giusto. Voi sapete che cos'è un timbro in musica, no? Un suono, quello prodotto da uno strumento ma anche dalla voce umana, non è mai puro, ma implica una serie di armoniche, si chiamano, no? Che ne definiscono quello che si chiama il timbro, quello che noi chiamiamo il timbro di una voce, che in fondo è la cosa anzi più importante, no? Per esempio pensate al timbro della voce della Callas, no? Questa cosa meravigliosa. Però questa cosa è un timbro, infatti non è definibile né misurabile in alcun modo, perché risulta solo dalle armoniche che vibrano insieme. Ecco, io direi che ogni vocabolo non solo non ha un significato, ma ha un timbro che risulta dalle molteplici armoniche di tutti i significati possibili nell'uso. Cioè noi quando usiamo una parola, in realtà, anche se lo usiamo per dire un certo significato, sentiamo in questa parola come timbro tutte le possibili sfumature di significato che questa parola ha preso e prenderà e cambierà. Come sapete, i significati cambiano col tempo, no? Le parole non soltanto hanno molti significati, ma ne acquistano e ne perdono col tempo, continuamente, no? Per cui ricordate, Dante dice questa cosa su Giusto: se potessimo tornare 50 anni indietro nella mia Firenze, io non capirei una parola, no? Ecco, vabbè, appunto, no, le parole non hanno significato, ma hanno un timbro. Ecco, questa è una prima acquisizione che potremmo fare, cioè cominciare a guardare al linguaggio togliendo questa nozione di significato. Ecco, il secondo punto su cui vi lascio è che la domanda su cui dobbiamo sempre, secondo me, di nuovo confrontarci, quando riflettiamo su queste cose, ma in fondo ogni volta che facciamo filosofia, è chiederci: che cosa facciamo quando parliamo? La risposta che la nostra cultura, la nostra tradizione, la linguistica, cioè, hanno dato a questa domanda è che noi quando parliamo, quello che facciamo è usare una lingua, cioè un ente di ragione illocalizzabile, concepito come un sistema di segni, come abbiamo visto, insieme fisici e mentali, che però non possiamo in alcun modo in realtà veramente situare, perché è una costruzione storica che gli uomini, riflettendo su quello che fanno quando parlano, hanno costruito attraverso un processo secolare, no? La riflessione grammaticale, la riflessione sul linguaggio, poi non cessa mai, eh? Anche adesso è in corso una riflessione nuova sul linguaggio che si misura con gli aspetti digitali e informatici. Cioè la definizione del linguaggio si svolge nel tempo senza fine, ma è una costruzione storica perché non appartiene al linguaggio in sé. Ecco, allora quello che volevo invitarvi appunto a fare è che quello che noi facciamo quando parliamo non è mettere in frodo una lingua, ma è qualcosa come un, come dice Platone, è un fare. Noi facciamo qualcosa mentre parliamo, facciamo qualcosa mentre parliamo. È una prassi che noi facciamo, per parlare è una prassi, analoga agli altri prassi degli esseri umani. Ed è una prassi che ha però un significato politico, perché questo lavoro di costruzione, invece di una lingua come uno strumento impareggiabile, non solo di identità, ma anche di dominio e di conoscenza, no? Perché il linguaggio, la costruzione di qualcosa come il linguaggio, ha fornito agli uomini uno strumento di conoscenza e di dominio impareggiabile, quindi uno strumento politico in questo senso, no? E quindi ancora una volta dobbiamo prendere coscienza di questa costitutiva politicità del fatto linguistico, no? E quindi appunto è su questo che volevo attirare la vostra attenzione prima di lasciarvi, perché io credo che l'esperienza del linguaggio sia qualcosa come l'esperienza politica fondamentale,
che condiziona tutto quello che siamo abituati a considerare come la realtà della politica, delle azioni, dell'ideologia, delle rivoluzioni, delle costituzioni, dei popoli, degli stati. Credo che la base di tutti sia una certa esperienza del linguaggio. E infatti poi noi vediamo come questa muti, come al mutare dell'esperienza del linguaggio corrisponde sempre una trasformazione della struttura politica. Cioè l'esperienza della parola, di come si concepisce il linguaggio, di come si usa il linguaggio e la realtà politica, no, sono davvero tutt'uno, inseparabili. E quindi solo nella misura in cui veramente riusciremo a comprendere in modo nuovo che cosa facciamo quando parliamo, e soltanto in questa misura forse riusciremo a operare una trasformazione della nostra cultura e della nostra società. Grazie, possiamo aprire la discussione. Io ritengo estremamente significativo, anzi ritengo che sia una felice coincidenza che al di là della grande differenza di formazione, di attitudini, di impostazione proprio del lavoro filosofico, i due incontri che finora abbiamo tenuto al centro di ricerca abbiano tuttavia posto dei problemi in qualche misura comuni. Infatti, come stavo dicendo già prima, il problema del linguaggio è stato in certa misura al centro anche dell'evento inaugurale. Ecco, tra le varie cose che ha detto oggi il professore, credo che il tema della verità come un nome che non possa essere presentato, il fatto che il linguaggio sia qualcosa di mai del tutto chiaro a se stesso, che ci sia una componente spuria nel linguaggio, il rapporto tra pratiche d'uso e verità, per il quale il professore ha evocato l'ultimo Wittgenstein e via dicendo, sono tutti temi che in qualche misura erano emersi, sia pur con differenti spunti di riflessione, anche nel precedente incontro. Ecco, d'altronde uno degli scopi del centro vuole essere proprio quello di porre delle problematiche. Il centro non vuole offrire delle soluzioni certe o dei dogmatismi, ma vuole porre dei problemi, e credo che sia una felice coincidenza che i due incontri che abbiamo appena tenuto abbiano sollevato dei problemi in qualche misura affini, a cui sono state date delle risposte differenti. Ecco, e detto con questo possiamo a mio avviso aprire la discussione, e chiunque voglia intervenire è pregato di avvicinarsi. Grazie. Sì, buonasera a tutti, grazie professore per la sua relazione, insomma, illuminante. Dunque, io mi chiamo Niccolò Mochi, sono un docente di scuola media, e io mentre ascoltavo appunto pensavo alla mia esperienza quotidiana con gli studenti, i quali, qualora non si sapesse, sono diciamo sempre più ristretti in mondi privi di parole, privi di vocaboli. E questo è interessante mettere a confronto appunto con quanto ha detto lei a proposito in realtà del discorso. Quando si tratta appunto di cercare di spiegare le cose ai ragazzi, non bisogna più farlo attraverso l'utilizzo di parole che loro ignorano, ma attraverso il tentativo di ricostruzione del senso. Perché è vero che i significati possono essere plurimi riferiti a una parola. Lei prima ha citato naturalmente il logos. Voglio dire, quale parola è più polisemica di logos? Discorso, parola, ma anche legame. Ma la ricerca del significato in realtà è un gesto tipicamente umano. Quindi in realtà il tentativo comunque di trovare la parola è un tentativo di comunicare qualcosa che altrimenti rimarrebbe un'esperienza assolutamente autoreferenziale. Cioè, la lingua d'uso di cui si parlava anche con Wittgenstein è riferita anche a questo ambito comunque di impiego. Cioè, c'è una necessità dell'uomo di comunicare, di creare comunque degli spazi di prossimità in cui le parole sono indispensabili. E allora davvero forse bisognerebbe, magari se possibile, concentrarsi un pochino di più sull'ultima parte del suo discorso, cioè sull'impiego politico del linguaggio, cioè su quanto diciamo il possesso delle parole e dei concetti da parte dello Stato, ad esempio, possa essere impiegato a fini anche magari poco nobili. Ecco, grazie.
Sì, dunque, una cosa che spero sia stata chiara, no? Io volevo attirare l'attenzione su questo fatto che la nostra esperienza del linguaggio è dominata da questa scissione tra questi due momenti, no? Che ovviamente sono tutti intersecati l'uno e l'altro, ma i nomi e il discorso, no? Questo volevo che fosse chiaro, non perché volevo bandire l'uno invece dell'altro, no? Ma perché appunto si acquisisse consapevolezza di questo fatto molto curioso, no? E quindi capire meglio che cosa facciamo quando parliamo, perché è ovvio che mentre noi parliamo nel discorso, noi certo che comunichiamo, ma non abbiamo necessariamente bisogno di estrarre una parola. Nello stesso tempo, come diceva, può succedere, quando dicevo prima, che bisogna fermarsi sulla tavola finché si spezza la parola. Certe volte noi riflettiamo sulla parola, ci fermiamo sulla parola. Ecco, ma quello che volevo dire è che quando noi ci fermiamo sulla parola non è detto che dobbiamo credere che stiamo lì trovando il vero significato, che la riflessione sulla parola può aprire un campo di pensiero che non è necessariamente quello di dire beh, questa parola significa questo. Se pensate per esempio all'importanza dei... No, diciamo, noi abbiamo dizionari di tutti i tipi, però abbiamo anche dizionari etimologici che sono un po' il fondamento di tutto, no? Che cosa fa un dizionario etimologico? Un dizionario etimologico cerca di ricondurre a unità la pluralità dei significati delle parole. Dal momento che le parole hanno moltissimi significati, il lavoro della mitologia è di trovare qualcosa come il significato, per così dire, originario. Ecco, un po' volevo mettere in dubbio anche questo, no? Che sia possibile raggiungere qualcosa come significato originario, o che invece il significato originario sia qualcosa che ogni volta si dà come un timbro, questa immagine che davo del timbro, no? Non per negare il significato, ma che il significato non possa essere costruito solo concettualmente, ma che debba essere, come dire, sperimentato nell'atto vivo della parola. Che cosa facciamo noi quando parliamo? Che cosa fa anche il nostro corpo mentre parliamo? Non è detto che tutto si spiega, ci sono, come faceva la tradizione logica, ma ci sono dei concetti nella mente che noi andiamo a trovare, che non si sa dove... quindi l'attenzione non a negare la realtà del significato della parola, ma a destituire l'idea che sia qualcosa come un concetto originario, forse anche come un concetto, no? Che sia altro che un concetto, che sia appunto una realtà molto più viva e corporea, insomma... Voleva prendere forse la parola Alberto Parisi, che conosce molto bene il pensiero del professor Agamben, quindi... Salve, sì, mi chiamo Alberto Parisi e vivo a Firenze, ma sono ricercatore in un centro di studi in Slovenia di filosofia e poesia, e in realtà volevo fare le due domande connesse a una a più o meno appena risposto, cioè questa... sembrava che lei volesse andare oltre la nozione di significato o comunque, cioè, abbandonarla, negarla in qualche modo, invece lei ha appena detto che non lo vuole. Però pensarlo diversamente, però. Esatto, nel senso, questa idea però di andare oltre il significato mi ricordava molto semplicemente la mossa di Derrida, o la tecnica di Derrida, quella di dire non c'è il significato, c'è solo il significante, cioè a partire dalla differenzialità dei segni, ogni segno si definisce a partire dalla differenza con tutti gli altri, quindi non c'è significato. E questo mi ricordava molto quello che ha detto anche lei. Allo stesso punto però sembra che lei lo voglia riportare al timbro, a una corporalità, quindi recuperare una materialità del significato, forse. E volevo sapere se effettivamente sto azzeccando qualcosa, e dall'altra invece volevo chiederle se poteva magari dirci di più del rapporto con la poesia, cioè il nome nella poesia. Penso soprattutto a Caproni, ma da Mallarmé, che comunque ritorna sempre in Blanchot e in Derrida, l'idea che la parola è questa sparizione vibratile dell'oggetto, o il nome uccide l'oggetto, il nome uccide la cosa, capire quindi la poesia che cosa fa in quest'altra visione del linguaggio. Grazie.
Dunque, per il primo punto che ha evocato Derrida, io direi che quello che volevo fare è mettere in discussione proprio il concetto stesso di segno. Quindi non tanto, come fa Derrida, lasciare il dominio del significante rispetto a una differenza continua, ma mettere proprio in questione la nostra rappresentazione che il linguaggio sia un sistema di segni, significante, significato. No? L'invito era provare a pensare diversamente questa cosa, no? Mettendo quindi, direi che in più di quello che hai detto, eccetera, no, io metterei in questione anche l'idea della significazione, proprio del significante, non solo dei significati. Il secondo punto della poesia, naturalmente la poesia appunto è quest'altro uso, no? È un po' un paradigma di quello che veramente si fa, no? Rispetto a questo fatto dell'oblio dei nomi, no? Cioè sia l'oblio dei nomi sia anche noi abbiamo spesso esperienza di nomi che perdono il loro significato, no? Man mano di un nome che si spoglia del suo significato, per esempio, non so, uno dei concetti più banali, il concetto di allegoria. L'allegoria viene sempre concepito come c'è un significato proprio, che poi viene invece, si fa una metafora e si fa il significato allegorico. E io appunto guarderei con più attenzione, come al solito lì sempre significante e significato ci impediscono di capire, quello che avviene nell'allegoria, che c'è un momento in cui la parola perde il suo significato, no? Perché possa acquistarne un altro, deve perdere il significato proprio. Ecco, io troverei che quello è un momento su cui concentrarsi, riflettere, cioè che cos'è un nome senza significato, che noi riconosciamo come nome, no? Un po' a che fare con quel problema che dicevo prima, Wortbegriff, Kubowe, cioè, no? E mi sembra che la poesia fa sempre questo, cioè come se rendesse inoperosi i significati comuni della parola per riportarla non a un'origine, perché non c'è alcuna origine, non è un'origine, la riporta appunto a quest'altra esperienza della parola, no? in cui non c'è qualcosa, il significante, il significato, anzi sembra che ci mette quasi di fronte a una parola che potrebbe non aver significato, no? Che potrebbe non aver significato. E questa cosa, tra l'altro, se pensate anche, per esempio, l'uso che Pascoli fa di parole non note, no? Nella poesia di Pascoli lui serve molto di parole della lingua agricola, no? che non si sa, infatti poi mette dei glossari alla fine delle raccolte di Pascoli, ci sono dei glossari che spiegano il significato di queste parole, no? Cioè questo momento della parola che non ha significato è lì uno dei punti interessanti, no? E anche proprio del linguaggio poetico. Sì, credo che Alberto poi abbia fatto non a caso il nome di Mallarmé, che è stato proprio uno dei poeti che ha tentato in modo più radicale, in modo più drastico, di superare le contraddizioni del linguaggio mettendole tuttavia in evidenza, quindi credo fosse un riferimento opportuno. Preciso anche che diamo priorità a chi è in sala, se però volesse intervenire qualcuno collegato in diretta Facebook basta che commenti e io potrò leggere la domanda, ecco. Ovviamente in questo caso non abbiamo, come dicevo, predisposto una diretta Zoom proprio perché si prevedeva comunque una buona affluenza. Ecco, adesso do la parola a chi voglia intervenire. Anche perché il Zoom è una scocciatura. No? Esatto. Zoom è un'interruzione unica, certo. Prego. Buongiorno, grazie. Io sono Andrea Alfonso, studio filosofia a Milano. No, in realtà la mia domanda è sorta rispondendo alla prima domanda del ragazzo prima, cioè la messa in questione del segno, direi segno, la messa in questione del segno al di qua del significato e significante, e mi chiedevo qual è la relazione, innanzitutto la relazione fra il segno e la pura dicibilità, come direi presupposto di ogni lingua, ogni linguaggio, ogni discorso e anche forse del pensiero umano, e correlato strettamente a questo, in che modo mettere in discussione la nozione di segno, io penso anche quindi di dicibilità, possa poi tradursi in un compito euristicamente aperto per il pensiero? Come trattare il pensiero e il compito dell'uomo nei confronti delle cose, mettendo in questione la stessa dicibilità che ne dovrebbe essere forse il presupposto? Grazie. Sì, forse la domanda è giusta, perché non avevo toccato questo tema. In fondo, in questi
fenomeni che abbiamo esaminato prima, no? Dell'apparire di un nome nel momento in cui lo dimentichiamo, o nel nome senza significato, no? In tutta questa dimensione. Aspetta, ripetimi tu che mi avevi chiesto la prima domanda che mi avevi, scusa, non la prima domanda che tu mi avevi fatto era questa della decibilità, no? Ecco, quello che è in questione in tutto questo, anche quando Lacan dice con dis che si dica resta dimenticato in quello che diciamo, che si dica, in questo che si dica, nel fatto del puro darsi del linguaggio, per così dire, come appunto si dà quando parlavamo del nome dimenticato o del nome di cui non sappiamo il significato, no? Sono tutte esperienze, per così dire, in cui appare non più qualcosa che diciamo nel discorso, ma il fatto stesso che stiamo parlando, il fatto stesso che si dica. E questo in fondo è quello che tu chiamavi la dicibilità, l'apertura, cioè quello che dobbiamo non dimenticare, di cui il pensiero ogni volta torna, è questa figura appunto della pura apertura di qualcosa, del puro manifestarsi, della pura dicibilità delle cose, del puro divenire dicibili delle cose, al di là di un discorso in atto, no? Questo credo che quello che Lacan voleva dire con dise, il fatto che si dica, cos'è il fatto? Il fatto che diciamo è il momento dell'aprirsi di un mondo, in cui un mondo si apre, no? Il mondo le cose diventano dicibili. E quindi questo è anche l'attenzione dell'ultimo Heidegger sul problema dell'aperto, quello che lui chiama l'aperto, no? È questa apertura che coincide con questa esperienza originale, non originale, con quest'altra esperienza del linguaggio che cercavo di suggerirvi, no? È un momento in cui qualcosa si apre prima ancora che si dia poi questo è quel discorso, come dire, questo è quel discorso, no? Quindi la pura dicibilità e non il detto. Qui il dicibile e il detto non coincidono, no? C'è una pura dicibilità di qualcosa, pura apertura, puro manifestarsi. E poi che appunto bisogna salvare nel linguaggio questo aspetto, no? La tendenza è quella di perdere questo aspetto del linguaggio e considerare solo il linguaggio che dice questo su quello, dire qualcosa su qualcosa, no? Il linguaggio apofantico, dire qualcosa su qualcosa, no? C'è un'esperienza del linguaggio che non dice qualcosa su qualcosa, ma apre lo spazio in cui possiamo dire qualcosa su qualcosa. E questa apertura è fondamentale, naturalmente. Naturalmente, se volete fare qualche domanda al professore, sì, certo, sarà necessario. Che esuli anche da questa specifica conferenza, ma che sia inerente al suo percorso filosofico, è ben accetta in questo contesto. Io accolgo l'ultimo invito, altrimenti non avrei parlato, perché non sono sicuro di aver colto gli elementi del quadro. Io mi chiamo Mauro Ventola e ho fondato un centro di pratiche di trasformazione che si rifanno alla filosofia esistenziale. Ultimamente ho sviluppato un'idea che ho condiviso all'Istituto di Semantica Generale fondato da Korzybski, che è una sorta di teoria che riguarda l'impatto che hanno gli atti linguistici sull'autoriflessività, sulla percezione che noi abbiamo di noi stessi. L'idea è che lei, come sa, tutti gli atti linguistici, quindi richieste, promesse, asserzioni, dichiarazioni, si basano su una sorta di impegni impliciti tra gli esseri umani e quindi richiedono anche, coinvolgono anche naturalmente una serie di valutazioni relativamente per esempio alla fiducia reciproca o alla capacità di soddisfare gli atti. O anche alla valutazione che noi facciamo naturalmente se possiamo o meno contare sull'altro e possiamo meno contare su noi stessi. La mia idea è che tutti questi atti linguistici che noi facciamo a noi stessi sono in qualche modo hanno un impatto di retroazione su di noi, sul senso in cui ci autocomprendiamo. Quindi, ci auto? Comprendiamo. Quindi è come se io facessi, anche in questo momento, delle autovalutazioni del fatto che posso o meno contare su di me, posso o meno fidarmi di me, a seconda dello sfondo, diciamo, opaco di promesse, dichiarazioni, eccetera, che sono alle mie spalle su di me. La mia domanda è questa: come si può legare
questo aspetto, diciamo, se ovviamente lei è d'accordo, sul fatto che la parola in senso creativo, generativo, ha un impatto sull'autoriflessività, con il fatto che le parole che io ho dichiarato a me stesso hanno in realtà un fondo opaco anch'esse. Hanno? Un fondo opaco, non sono precise, si spostano e si ricombinano tra di loro costantemente. Mi sembra che la cosa che ho detto a un certo punto è proprio questa, no? Che l'esperienza del linguaggio è qualcosa che ci forma e modifica. Quindi è vero, rispetto a quello che lui, la persona diceva, è chiaro, la nostra prassi linguistica, quello che facciamo quando parliamo, cioè, è sicuramente qualcosa che ci reagisce su di noi, che ci forma e modifica, quindi anche nel senso che diceva la persona, no? Naturalmente, per quello che precisare un po' quello che dicevi prima, questo che tu dicevi giustamente, che in fondo si presuppone una specie di fiducia, per intendersi, su questa pluralità di atti che facciamo, no? E naturalmente, il filosofo che riflette su questo può mettere anche in questione questa fiducia, no? In questo senso, quando Aristotele dice che il filosofo è xenikos, è uno straniero nella città, e che quindi ha tutte le limitazioni e le prerogative che ha uno straniero, e questo significa anche che un po' il filosofo mette un po' in questione questa fiducia che per esempio la gente ha negli atti linguistici, quindi da una parte sono d'accordissimo che resta questo, che un'esperienza del linguaggio è sempre autoformativa, cioè, insomma, agisce su di noi la nostra riflessività, come dici tu. Dall'altra, il pensiero può consistere anche nel mettere un limite a questo, diciamo, io metto in dubbio, no? Posso mettere in dubbio questa fiducia che abbiamo, dobbiamo avere nelle parole per intenderci, no? Posso sospendere, fare un epoché di tutto e mettere in questione tutto, no? Cosa che si fa oggi pochissimo, che oggi che nessuno fa, ma che invece andrebbe fatta molto radicalmente, no? Un momento, cominciamo col mettere in questione tutto, no? Non aver fiducia, per esempio, nella costruzione politica del linguaggio, no? Allora, buongiorno, sono Giacomo e studio al terzo anno filosofia. Quando lei ha parlato prima dell'uso e del timbro, mi è venuta in mente una scena peculiare di un romanzo in cui c'è questa pianta che si chiama Foglia di Re. Foglia di Re, Atelas si chiama in questo romanzo, e tutti sanno il nome, è di conoscenza comune, lo sanno le infermiere, lo sanno i medici locali, lo sanno i bambini, ed è una pianta che è data da mangiare agli animali, cioè diciamo un'erbaccia. E diciamo che la caratteristica di questa pianta viene rivelata quando in questa città torna quello che è il re vero della città, accompagnato dalla profezia, le mani di re sono mani di guaritore, e questa foglia di re lui la utilizza per guarire dei malati che erano reputati di fatto già morti, cioè insalvabili. E su questa scia e su quello che lei aveva detto del timbro della parola mi veniva una domanda, cioè se è possibile o se è auspicabile una memoria degli usi del timbro delle parole che utilizziamo. Una memoria del timbro? Esatto, cioè se degli usi che ognuno ha di queste parole. Però mi pare che quello che direi è che noi sempre in certo senso abbiamo, ogni volta che usiamo una parola, la usiamo in un certo significato, però abbiamo, come dire, nell'orecchio il timbro di tutti i possibili altri significati e tutte le altre volte in cui questa parola è stata usata da altri in significati simili, uguali, diversissimi, no? Questo era un po' il timbro, quindi un pochino ce l'abbiamo sempre questo, secondo me, questo timbro nell'orecchio di ogni parola, che non la ridiciamo appunto concettualmente a un significato determinato, ma sentiamo vibrare, così come una voce si sente oltre a ciò che è detto e alle note della musica, si sente anche il timbro, e così noi percepiamo questo timbro semantico, per così dire, della parola. Questo. Intanto grazie. Volevo chiederle di sviluppare l'ultimo punto che aveva toccato nel suo intervento, nella sua relazione, cioè
il rapporto tra i mutamenti di esperienza del linguaggio e i mutamenti delle strutture politiche, e in particolare le volevo chiedere su questo punto, diciamo, di dire qualche parola in più su come, su quell'aspetto, diciamo, trasformativo a cui lei accennava della, nei confronti della cultura e nei confronti della società. Ha ritoccato questo punto in una delle domande precedenti quando diceva mettere in questione la fiducia che noi abbiamo nel linguaggio. La domanda che le pongo è se in questo lato trasformativo poi lei pensa di riconoscendo un lato trasformativo, diciamo, alla riflessione sul linguaggio, concede uno spazio anche non solo al lato, diciamo, di messa in discussione dell'attuale linguaggio, ma anche, diciamo, a un momento propositivo rispetto al linguaggio, cioè come trasformare il linguaggio. Torno un momento su questo punto, come dire, del rapporto tra esperienza del linguaggio e politica, no? Perché è una cosa di cui sono molto convinto, e credo che basta riflettere anche storicamente, vedere se uno guarda la storia tenendo conto anche di questo aspetto, no? I mutamenti storici, tenendo conto anche di come cambiava la concezione del linguaggio, no? Quindi sono molto convinto, diciamo, che ci sia un nesso tra l'esperienza del linguaggio e tutto il resto, e in particolare la politica, il modo in cui gli uomini concepiscono il loro stare insieme, no? E questo è evidentissimo nel fatto che la costruzione di una lingua, ecco, insisto molto su questo aspetto, no? Che lingua, lang, però lingua e discorso sono due fenomeni completamente eterogenei, anche se noi la linguistica le mette insieme. Uno è il fatto che noi parliamo, quello che stiamo facendo ora, che sto facendo ora e che gli uomini da sempre fanno. Noi sappiamo che da sempre, insomma, dall'antropogenesi in poi, gli uomini fanno questa cosa, parlano. No, questa è una cosa. Però l'idea che quando parlano, che quello che stiano facendo quando parlano è usare un ente che si chiama lingua, eccetera, questo è una costruzione straordinaria, non voglio certo distruggere, no? È una costruzione storica della riflessione degli esseri umani su quello che fanno quando parlano. E hanno pensato, hanno riflettuto, no? Il pensiero grammaticale, la grammatica, non c'è filosofia senza grammatica. Meillet diceva: chaque siècle a la grammaire de sa philosophie. È anche vero il contrario: ogni secolo ha il pensiero, la filosofia della sua grammatica. Come, secondo come concepisce il linguaggio, cambierà anche la sua filosofia, no? E questo appunto è evidente. Se pensate per esempio adesso, no, che profonda trasformazione del linguaggio, della concezione del linguaggio è in corso, no? Veramente una enorme trasformazione dal punto di attraverso l'informatica, no? Questa è questa trasformazione che poi si traduce in quello che sta avvenendo in politica. È questo, cioè se non ci fosse quello non sarebbe possibile, beh, per esempio alcuni aspetti, va bene, noi stiamo vivendo un momento assolutamente delirante della politica, no? Bisogna che abbiamo chiaro questa cosa, noi viviamo in un momento in cui c'è uno sfacelo completo di ogni pensiero politico e c'è proprio un delirio, no? La gente non fa che dire delle cose senza senso e anche delle menzogne evidenti, no? E però questo è sicuramente legato a una trasformazione dell'esperienza della parola che è stata resa possibile attraverso l'informatica, l'uso continuo del digitale, eccetera. E questo si può andare anche andando indietro, uno può vedere, insomma, è interessante un'archeologia di questa esperienza, vedere come le culture, la politica cambia anche secondo come cambia il modo in cui gli esseri umani sperimentano il loro fatto di essere parlanti, quello che fanno quando parlano, cosa significa, perché poi cosa significa pensare dipende molto da quello, no? Pensare è legato al linguaggio, quindi è chiaro che c'è questa evidente vicinanza, no? E che quindi è una importante, perché appunto se non si fosse creato qualcosa come una lingua, la cultura, la civiltà non sarebbe nata in un certo senso, no? Tutto è grazie attraverso il linguaggio che è diventato un forte strumento di identità, no? Di identificare le persone, le cose, le culture, le nazioni, no? Di identità da una parte e dall'altra anche
di strumento di conoscenza, no? Il linguaggio è diventato uno strumento di conoscenza enorme, ma quindi anche di dominio, no? Noi possiamo dominare la realtà grazie attraverso ciò che il linguaggio ha reso possibile, no? Il nesso tra esperienza di linguaggio e scienza, per esempio, andrebbe fatto lo studio sulla nascita della scienza moderna e la trasformazione del linguaggio che corrisponde. Per esempio, adesso tanto per fare un esempio banale, per dire come sono cose molto concrete, molte idee, diciamo, che poi sono state, come dire, sviluppate nella scienza moderna, anche i greci le avevano. Per esempio, la matematica greca ha già alcune nozioni fondamentali della matematica moderna. Però quello che noi vediamo è che i greci non erano disposti a seguire questo, uno sviluppo di un'idea matematica, un'idea scientifica, indipendentemente dal linguaggio, da come la cosa era esperita poi nella parola. Se, a un certo punto, se questa cosa appariva in contrasto, i greci quindi non è che non erano capaci di sviluppare ulteriormente la matematica, non è che non sono riusciti a sviluppare la matematica perché non ci avevano la testa, no, ce l'avevano, ma ritenevano che certe idee non si potevano, non erano praticabili, perché significava mettere in questione l'esperienza del mondo nominato, del mondo del linguaggio, cioè loro il mondo lo conoscevano solo attraverso anche la parola, e quindi una conoscenza come quella matematica, che deve mettere tra parentesi la parola, non erano disposti a seguirla oltre un certo punto, mentre i moderni non li frena nulla. I modelli, se c'è una possibilità scientifico-matematica, va percorsa fino in fondo, fosse anche al prezzo che poi moriranno miliardi di persone, no? Gli scienziati sono degli irresponsabili, no? Da questo punto di vista, perché appunto la morale scientifica è questa, cioè andiamo, la cosa va spinta fino in fondo. E appunto un greco non lo poteva fare, quindi per questo noi, ci sembra che la matematica greca si è fermata, non sappiamo perché, no, no, si è fermata per ragioni, per così dire, politiche. Se siamo d'accordo, ci fermiamo qua. Ci fermiamo. Siamo d'accordo? Come no? Ci fermiamo qua, ringraziamo molto.